Continuiamo a parlare di ricostruzione, in particolare della ricostruzione dei Balcani. La nostra regione, abbiamo già fatto dei servizi su questo, gestirà direttamente un progetto nella parte della Croazia più colpita dalla guerra. E la fase progettuale è già cominciata. Oggi una delegazione della Slavonia è stata ricevuta dal presidente della giunta. Vediamo. 30% croati con minoranze serbe, ungheresi e tedesche. Danni materiali per 7.000 miliardi di lire. La nostra regione gestirà 7 miliardi di aiuti per la ricostruzione, secondo un accordo con il nostro Ministero degli Esteri. La stabilità politica, la pace e la convivenza dei popoli sono un bene per noi supremo e l'economia in qualche modo può essere un veicolo per cercare di risolvere questi problemi. A to je rješavanje tih gospodarskih pitanja. Il presidente della contea di Osijek e Baranja, Glavas, garantisce la stabilità della Slavonia e la sua apertura agli operatori economici stranieri. Una delegazione di Udine sarà in visita a Osijek tra 2 settimane per firmare un accordo di collaborazione. Là è già operativa la Banca Europea degli Investimenti per garantire le operazioni finanziarie con l'estero. L'interesse di tutti è avviare scambi sicuri e redditizi. L'impegno del Friuli Venezia Giulia per la ricostruzione della Slavonia al centro dell'incontro tra le delegazioni delle due regioni nel Palazzo della Giunta a Trieste. Tornata ufficialmente alla Croazia nel gennaio 98, la regione danubiana ha subito profonde ferite nella guerra jugoslava. 2.500 morti, Vukovar esclusa, 35.000 sfollati su 370.000 abitanti, al 70% croati con minoranze serbe, ungheresi e tedesche. La nostra regione gestirà 7 miliardi di aiuti per la ricostruzione, secondo un accordo con il Ministero degli Esteri. Il presidente della Giunta, Antonione, ha indicato nell'avvicinamento della Croazia all'Unione Europea, nel rilancio dell'economia e negli interventi sociali le priorità di intervento.